Oggi Dunisiani siamo in questo nuovo video della vaniglia di Minecraft perché è uscita la 1.16 e questa 1.16, pensate un po', porta novità straordinariamente belle, mamma mia. Perché vi spiego praticamente, insomma introduce l'aggiornamento del Nether come voi tutti sapete, no? E però oggi andremo in miniera perché abbiamo bisogno di materiali. Questo è un video solo fra me e voi, ok? Fra me e voi perché è un video molto, diciamo... capito, molto molto intimo, ecco, molto fra me e voi, capite? Cioè, nel senso, non ci sono i miei amici, non c'è nessuno oggi, semplicemente andremo a cercare una caverna e dopodiché andremo dentro questa caverna a trovare i diamanti, se serve. Cosa c'è qua? Ma scusatemi, c'è un altro canyon, perfetto, non potevamo cercare di meglio. Allora buttiamoci qua sotto, stando attenti magari a non morire, mi raccomando. Non moriamo fin da subito. E qua sotto in teoria ci dovrebbero essere cose belle. Allora abbiamo bisogno di molti materiali perché noi dobbiamo costruire, non so se lo sapete, ma noi dobbiamo costruire un castello Dunisiani qua in questa vanilla. Ma un castello molto grande. E io non vedo l'ora di iniziare questo castello perché, cioè, mamma mia, se avete visto all'inizio era tutto quanto spianato, è perché appunto stiamo cercando di formare il terreno appunto per questo castello bellissimo. E non vedo l'ora. Allora prendiamo il ferro perché voi sapete che il ferro ci serve. E poi dopo andiamo anche a cercare altri materiali, soprattutto diamanti. E ci serve anche pietra per il castello. E fatemi sapere se volete anche una spedizione per il Nether, perché sicuramente utilizzeremo anche, anche altre, diciamo, anche delle cose del Nether. Non so se avete presente voi quelle, diciamo, quelle nuove cose che sono state aggiunte. Per esempio è stato aggiunto il fuoco blu, un fuoco che è completamente blu. È una cosa veramente bellissima quel fuoco, io lo adoro troppo e vorrei continuare a prenderlo e a... cioè veramente non capisco perché non l'hanno fatto prima. Lo amo quel fuoco, veramente. Però... ora, dopo che prendiamo questo carbone, perché sinceramente anche il carbone direi che ci serve, direi di andare a trovare, diciamo, una caverna un po' più profonda. Non so se voi avete presente di cosa sto parlando. Una caverna più profonda. Tipo qua. Ok, questo è un altro canyon, come potete vedere. E allora, qua sotto c'è di nuovo acqua. Questa cosa è molto pericolosa perché è pieno di acqua e lava. Vabbè, finché c'è solo l'acqua va bene, io direi. Voi che dite, Dunisiani? Cioè, è come dire, preferite il gelato o il catrame? È ovvio che preferisco l'acqua. Però questa è lava. Cioè, mi sembra ovvio, no? Che esempio del cacchio, guarda. Cioè, peggio di così proprio non si poteva. Però vabbè, l'importante, voi sapete, no? Che l'importante è comunque cercare di stare attenti a non morire, perché... voi sapete che potremmo morire da un momento all'altro, voi lo sentite proprio anche in questo momento, mentre io sto parlando, mentre vi sto parlando, mentre voi sentite i rumori che ci sono intorno alla vostra stanza, sentite anche che è arrivato il momento di iscrivervi a questo canale, eh? Voi che dite? Perché, non lo so, avete questa presenza, questa capite, questa cosa, dite ma... potrebbe essere, ora non dico che dovete seguire questa sensazione che voi state avendo proprio in questo momento, io ne sono sicuro perché, lo sapete, io sono connesso con voi, no? Quindi, cioè, nel senso, siamo tutti un po' interconnessi, Dunisiani, e voi sapete di cosa sto parlando, no? Però ecco, sarebbe bello se la seguiste questa sensazione, perché appunto io vedo che ci sono molti che non si iscrivono, quindi infatti mentre sto parlando, per esempio... mentre voi state vedendo che io sto picchiando il ragno, mentre state vedendo questo creeper che sta per esplodere, che esplode, voi questa sensazione aumenta sempre di più e non riuscite a resistere a questa sensazione di iscrivervi, e quindi vi iscrivete. Intanto abbiamo anche trovato dell'oro, e questa è una cosa ottima, anche se mi è finito il piccone in diamante. E io direi che questa cosa non è più ottima, ma vabbè, possiamo craftarcene uno in ferro, tanto non è che ci serva a qualcosa, voi che dite. Poi io non so perché ho la, diciamo, maledizione Bad Omen. Non so, boh, è una cosa un po' strana questa, cioè nel senso... ah, forse perché ci sono stati pillager e quindi li abbiamo uccisi, anche se non mi sembra di aver ucciso qualche pillager ultimamente, poi boh, magari in realtà sì, ma non mi ricordo. Allora, a voi piace questo... questa tipologia di video, perché io mi sto chiedendo se vi piace oppure no.
Questo video è semplicemente una prova, no? Una prova per vedere la spedizione, tanto non è che chissà che, è una semplice prova, no? Una prova un po' bella, secondo me, perché a me piace un sacco andare in miniera, però voglio vedere se a voi piace, secondo me vi potreste annoiare, ma anche no, cioè nel senso, capite? Perché siamo tutti qua in compagnia, cioè è questo il bello, no? Ecco. Potete anche non, diciamo, annoiarvi perché ci sono i creeper che vi possono uccidere da un momento all'altro e farvi finire nella lava. E se io finisco nella lava urlo. Ho sentito un rumore strano. Ora non vorrei dire, però intanto metto la torcia perché sapete com'è. Madonna, non si vede niente, ma zero, proprio zero, ma zero. Ma signore! Allora, questo buio. Vabbè, qua non. Scusate, ma qua sembra che qualcuno abbia fatto una scala. Adesso vedete che c'è tipo Inv nel mio mondo, no? Mi sto cagando addosso perché senza i miei amici ho paura ad andare in giro da solo nelle caverne. Non si va senza gli amici perché è pericoloso, è pericolosissimo nelle caverne di Minecraft, dico. Beh, in realtà anche nelle caverne della vita reale è pericoloso. Voi che dite? Secondo me è un pochino, giusto un pochino pericoloso, eh? Quindi non andate nelle caverne, mi raccomando. Intanto. Io sto cercando di vedere qua se trovo dei diamanti perché poi alla fine no, cioè, si sa che quando si va in caverna, voi cos'è che andate a trovare in caverna? Cioè è ovvio che andate a trovare diamanti, cioè volete cercare i diamanti, no? Volete trovare i diamanti, non è che volete trovare, non lo so, la pizza in caverna, perché se volete trovare la pizza andate al supermercato, vabbè sì, al ristorante, la pizza al supermercato, pure io, mamma mia, sono molto intelligente, devo dire. No, 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 però cioè, ci sono anche delle pizze surgelate che sono buone, ma che caspita ve ne frega voi? Vabbè, insomma, comunque, quello che sto cercando di dire è che se voi andate in miniera, trovate i diamanti, eh? Cioè, nel senso, di solito volete trovare i diamanti, no? Penso un po' come tutti. Però io non li sto trovando questi diamanti, quindi mannaggia a Gian Giuberto. Vedete? I pericoli sono dietro l'angolo e io. Non sono normale, scusate, due disegni non sono normale. Vabbè, lasciamo perdere quell'oro prima che mi ammazzi, perché sapete com'è. Ora pure l'oro è pericoloso nella 1.16, pensate voi, certo. No, in realtà nella 1.16 l'oro ci protegge dalle creature infernali del Nether. Quelle creature completamente piene di mistero. Da dove sono nate? Chi le ha create? E perché sono state create? A quale scopo? Sono tutte domande senza una risposta. Senza questa risposta diventa difficile capire ed andare avanti. Perché no? C'è sempre questa paura, c'è questo sempre dubbio che voi avete, no? C'è questo dubbio che vi dice: ma cosa sono queste creature? Questo dubbio, mentre si sta intensificando, vi sta anche dicendo di iscrivervi a questo canale, eh? Brutti zozzoni, iscrivetevi, guarda che lo vedo, eh. Io lo vedo che se vi iscrivete oppure no. Perché io posso, io posso vedere, pensate voi, posso vedere esattamente. Quindi iscrivetevi al canale, mannaggia Gian Giuberto, mi raccomando, però io non sto trovando diamanti. E io allora faccio finire qua l'episodio. Mi arrabbio e faccio finire qua l'episodio, perché questo è stato un episodio un po'. Pilota di una nuova serie che può essere di esplorazione delle caverne da soli, perché è ancora più pericoloso. Non so, fatemi sapere se volete vedere altri di questi episodi sotto nei commenti, per favore, perché YouTube ha tolto la cosa del. Oddio, sì, qua abbiamo scavato, vedete? Vabbè, ha tolto la cosa, no, dei sondaggi, non so se lo sapevate, che YouTube aveva tolto questa cosa dei sondaggi, e quindi ora non posso più farvi i sondaggi e di conseguenza voi ora, per farmi sapere una cosa, dovete scriverla nei commenti, quindi per favore scrivetemela e io vi rispondo anche, vi do il cuoricino, perché ovviamente, assolutamente, io do il cuoricino a tutti quelli che commentano, guardate che non è cosa da poco, anzi, anzi. È una cosa molto buona avere il cuoricino. Però intanto io mi sto chiedendo dove caspita sto andando. Perché io qua sto vedendo tutto buio. Mamma mia, un buio più di così, più buio di così non si può. Mi sa che c'è una zanzara che mi sta pungendo il piede, vero? Spero proprio di no, perché questi sono. Ah, aiuto, cosa sto facendo? Mannaggia Gian Giuberto. Io ti giuro, questo Gian Giuberto prima o poi lo denuncio. Perché non è possibile. Aiuto, aiuto, aiuto. Allora, proviamo a metterci le torce qua perché sennò sapete com'è. Allora, sì, poi questo episodio, come vedete, sto facendo anche pochi tagli, no?
pochissimi tagli, proprio pochissimi, pochissimi, pochissimi. Perché secondo me è giusto così, tunisiani, è giusto così, è giustissimo così, fare pochissimi tagli nei video. Fatemi sapere se vi piace oppure no, perché io sono curioso. Cioè, poi anche mentre vedete che io sto scavando il ferro, mentre sentite i rumori nelle vostre stanze, nel posto in cui state in questo momento, mentre sentite dove state, la terra sotto i vostri piedi, diciamo il sedere sulla vostra sedia, tutte queste cose, vi ricordate di scrivere nei commenti, E questo bisogno sta diventando sempre più forte. Infatti lo sentite come una specie di sensazione. Adesso decidete magari di seguire questa cosa, perché io vi consiglio di seguirla, questa opzione, no? Voi che dite? Perché così, se scrivete nei commenti, io vi do il cuoricino. E questa cosa vi piace, no? Cioè, nel senso, a chi non piace avere il cuoricino? A me piace avere il cuoricino. Io ho sempre voluto avere il cuoricino dagli youtuber, però. Oddio. Però, magari, non lo so, alcuni youtuber. Va bene, non parliamo perché sennò poi dopo. No, vabbè, scherzo, scherzo, scherzo. Però ovviamente ci sono youtuber che hanno un sacco di commenti, no? E quindi non è che possono mettere il cuoricino a tutti, ovviamente. Certo, c'è qualcuno che proprio se ne frega. Però questo è un altro conto. Shh, fate finta di. No, vabbè, dai, scherzo, scherzo. Non nominiamo. A parte che non ho nominato nessuno. Potrei parlare anche di YouTube America in questo momento. Nessuno sa di chi sto parlando. Cosa volete di più? Ah. Ora mi metto in pericolo, perché Dunis non si fa fregare. Ora sto guardando questo tizio qua, perché porca miseria, mamma mia! Ecco, lo sapevo, forse non dovevo farlo, non avrei dovuto farlo, non avrei dovuto farlo, eccoci, lo sapevo. Però io certo che se mi metto in pericolo sono proprio. Ah! Il rumore, basta! Aiuto! Ah, è un assassino, cioè è veramente una persona orribile questo Enderman. Stavo per dire Slenderman, ma sono scemo, scusa. Ma veramente, cioè io gioco a Minecraft da anni addietro, da anni or sono, da anni ed anni e io dico Slenderman al posto di Enderman. Per favore, ma per favore, ma voi state scherzando, spero. Mamma mia. Certo che dovrebbero aggiornare queste caverne comunque. Le dovrebbero proprio aggiornare, perché sinceramente non lo so, hanno bisogno anche loro di un restyling. Poi nella 1.17 dicono che. Cioè, potrebbe essere che aggiornino, no, le montagne, il bioma delle montagne, non so se sapete, se siete appassionati di Minecraft e vi piace ascoltare tutte queste cose. Potrebbero aggiornare le montagne, il bioma delle montagne e farle rendere bellissime. Allora faremo anche spedizioni su spedizioni nelle montagne, ma sarà bellissimo anche con i miei amici, eh? Voi che ne dite? Secondo me vi piacerà, secondo me vi piacerà. Mamma mia, però qua è veramente pieno, raga. Mi sa che i diamanti non li abbiamo trovati. Allora, per questa spedizione io direi che possa essere tutto praticamente, perché cioè nel senso abbiamo già raccolto un po' di materiali, un po' di materiali, io sto letteralmente andando chissà dove, verso il mio destino che è scomparire praticamente. Perfetto, qua c'è pure uno zombie, ma salve zombie, come va? Spero bene perché sinceramente non voglio sentire. Ah! Non voglio sentire di gente che va, cioè veramente io sono scioccato dagli zombie. E dalla loro stupidaggine. Ecco, io direi che dopo questo ferro possiamo salutarci qui, tunisiani, e voi che dite? Perché questa spedizione secondo me è stata abbastanza produttiva, anche se non abbiamo trovato diamanti, perché abbiamo trovato, ricapitolando, abbiamo trovato 8, allora, 64 più 8 di ferro, che non so quanto fanno, perché non chiedetemi, perché la matematica per me non esiste. Poi 13 d'oro. E tanta. Allora, la pietra ci serve un sacco per costruire il castello, quindi abbiamo fatto bene. Anche direi la pietra rossa per costruire. No, voi avete presente, no? I circuiti, tutte le cose segrete, no? Che io non so fare in realtà, ma che poi seguirò i tutorial delle persone brave che lo sanno fare e quindi lo saprò fare anch'io. E quindi direi che per questo video ci possiamo salutare qua. E se siete arrivati fino a questo punto siete stati molto bravi. E infatti scrivete tipo briciola nel commento. Vai, scrivete, scrivete. Forza, scrivete perché io vi vedo se scrivete oppure no. E vi do anche il cuoricino. Vi do il cuoricino se scrivete perché se scrivete siete bravi. Quindi, abbiamo detto tutto, ci siamo detti tutti, sì. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao, tunisiani. Mi raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi.